compito di venire il consigliere regionale via subito. Sarò brevissimo, anche perché i soldoni la facciamo breve. Nel senso che io gli dirò soltanto cosa cambierà nel caso lo facessero in tutte queste località che vedete qua, che vanno mediamente dai 5, 6, 7 km dal centro. Quindi tutte queste zone qua, all'incirca, ho dato una botta anche con gli altri colleghi dell'immobiliare, sono circa 200-250 case in vendita in tutte queste località. Da una stima che ho fatto anche sul campo, con quella del passo della Cappelletta, quindi ci sono già quattro pale, c'è una piccola frazione che ha circa un chilometro in linea d'aria. Quindi ha già un chilometro di linea d'aria quando va una sola pala, perché su Cappelletta ce ne sono quattro, ma ne gira una sola. Quando ne gira una sola, a un chilometro ha il ronzio 24 ore su 24. Quindi io lì avevo due case in vendita. In sei anni saranno state vendute 200 case, quelle di casa adesso sono ancora lì. Ma sono ancora lì perché? No. Tra l'altro sono in un posto fantastico, c'è il paesino di 20 case, siamo a 1950 metri d'altezza, c'è tutta la vallata aperta davanti, le vendono al 50% di quello che dovrebbero costare e non si vendono. Non si vendono perché? Allora, il nostro mercato intanto è 80% Lombardia, quindi Milano e dintorni, e 20% estero, quindi Olanda e Belgio, è il nostro mercato. Quando io porto delle persone sul posto e sentono il rumore, che poi sia sicuramente un'energia pulita, sì, vabbè, però vanno a vedere un'altra. E quindi se ne vanno, perché c'è il ronzio 24 ore su 24 e ne funziona una sola, non qua, a un chilometro. Sono un quarto della potenza di quelle previste. Sì, e poi è la metà anche come dimensione. Quindi, ad onore del vero, di quello che è successo lì, posso immaginare in una zona ancora più popolata, che è Forcigatone, che è la Valnoveglia, e poi di là Cafarancia, cosa accadrà, anche perché di là c'è proprio una concentrazione turistica di bed and breakfast, di agriturismi, di gente che per anni ha investito centinaia di migliaia di euro per cambiare vita, perché comunque si sono tutti trasferiti e fanno attività qua. La loro, immediatamente, io ho venduto il territorio per 20 anni per quello che era, quindi sano, adesso mi ritrovo che non è più sano. Cioè, è sano sotto l'aspetto, diciamo, dell'energia pulita, ma non è più sano dal punto di vista della vita. Allora, io ieri, per farvela ancora breve, ho scritto le osservazioni che porterò domani mattina in provincia, che sono le osservazioni che ognuno di noi può fare a questo progetto. Ho voluto concentrarle in 20 righe, perché ho detto, se no non me le leggo. Allora, concentrato in 20 righe, ho fatto la storia di 20 anni e di quello che accadrà nei prossimi 20 anni nel caso che questo accadesse. Ve le leggo e chiudo. Allora, premettendo che non siamo... Quindi questa è indirizzata alla provincia, come valutazione di impatto ambientale. Quindi, premettendo che non siamo... È plurale perché scrivo per la società di cui lavoro, quindi io e il mio socio. Premettendo che non siamo contro la produzione di energia eolica, ma bensì contrari ad impianti industriali eolici di proporzioni gigantesche e posizionati in luoghi non appropriati. Avendo preso visione del progetto della società eolica Parmense SRL, viste le dimensioni e il numero di torri, siamo contrari a questa realizzazione in quanti danni economici che un simile impianto provocherebbe alla già difficile economia della Valtaro sarebbero disastrosi. Se ciò venisse realizzato, sarebbe un'ulteriore sconfitta per quei cittadini che in passato hanno investito soldi, compiuto scelte di vita, quindi sogni, in una vallata come la nostra. Da professionisti del settore immobiliare, radicati sul territorio dal 1960, quindi io l'ho ereditata questa azienda, però è dal 1960 che esiste. Quindi, ben consapevoli delle caratteristiche occorrenti per chi decide di investire nella nostra vallata, facciamo presente che già ora, visto il tantam su internet, nelle richieste di rustici poderi viene specificato se la proprietà è posizionata nelle vicinanze delle costruenti pale,
segue risposte di disinteresse anche se sono esposti alla vista delle suddette pale. Quindi io già ora ricevo delle richieste dove mi dicono: ma la casa dov'è? È vicino al costruendo. Quindi c'è già il problema, chiedono già dov'è ancora prima di farlo. Quindi figuriamoci dopo se ci sarà. Facciamo inoltre presente che il mercato locale, almeno quello da noi condotto, è indirizzato l'80% ai residenti in Lombardia, mentre il restante 20% a cittadini esteri, Olanda e Belgio. L'indotto di queste vendite non è solo indirizzato alla nostra agenzia, ma a tutto il settore edile artigiano, trattandosi in gran parte di vecchi e tipici fabbricati di pietra che necessitano quindi di ristrutturazioni, finiture e arredamento. Quindi non è solo la mancata vendita e il mio guadagno, perché io anziché venderla al prosciugatore la venderò a Bore, quindi alla me alla fine non cambierà poco, però è tutto l'indotto che c'è dietro la vendita di una casa. Nel caso sono da ristrutturare, quindi ci va dietro dal mobile all'elettricista, all'idraulico, alla televisione, al letto. Un altro aspetto da non sottovalutare, anzi primario, è la svalutazione degli immobili di circa il 50% di quelli posizionati fino a 5 km dalle pale. Ma potrebbe essere anche peggiorativo, in quanto non esiste praticamente mercato per quegli immobili posizionati fino a 1 o 2 km dalle pale. Esperienza venuta alla luce da abitazioni in vendita poste nei pressi di locali da case a reddito comune di Appareto, zone interessate da 4 pale eoliche poste sul crinale nel territorio di Varese. Ho finito. Le frazioni soggette a tale deprezzamento sono diverse, più precisamente saranno quelle di Porcigatone, San Pietro Caffaraccia, tutta la Borbona nel comune di Locotardo, Prato Femmine, Osacca e Noveglia nel comune di Varte, Capoara, Strella nei dintorni di Compiano. In più di questa località sono presenti ed in attività oltre una ventina di agriturismo e bed and breakfast, oltre 150 le case vendute, di tutte seconde case, io parlo sempre di seconda casa, eh. In questa zona qua sono state vendute in questi, diciamo, 20 anni, 30 anni, 150 case, dove in alcuni casi gli investimenti effettuati ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro, come ad esempio costruendo ecovillaggio turistico a Case Sottane, quindi a Porcigatone, ad un solo chilometro da Porcigatone, in prossimità delle pale. Quindi stanno facendo un ecovillaggio turistico autosufficiente, quindi con un mini eolico loro, con il solare, quindi quell'azienda lì sarà totalmente, quindi è a un chilometro esatto, quindi è una cosa turistica indirizzata a persone che andranno lì a rilassarsi, a passare il weekend o la settimana. Ho finito, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Io darei la parola al consigliere regionale.